Benvenuti a Tu per Tu, il viaggio introspettivo attraverso le parole dei miei ospiti. Il legame tra uomo e donna è cosa ampiamente consolidata, è storia millenaria che si tramanda come una tradizione. L'unione per antonomasia, direbbero i conservatori, ma questa non è la sede adatta per spiegare questo concetto. Oggi parleremo di legame tra uomo e donna all'interno di un contesto professionale. Gli ospiti di oggi sono marito e moglie nella vita privata e colleghi di lavoro. In un contesto familiare piuttosto intimo, all'interno del quale ci sono due ragazzi a confronto, la sfida più grande è dover fare i conti con lo stesso mestiere tra i voti nuziali. Marito e moglie, padre e madre, la vita degli ospiti di oggi si destreggia tra un lavoro in divisa assai rischioso, aneddoti di vita quotidiana e la crescita di due figli. Due anime che, per quanto possano apparire differenti, in realtà viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Sono qui con noi oggi Francesco e Alessandra. Benvenuti. Ciao ragazzi. Ciao, ciao ragazzi. Allora, una domanda al volo, al brucio, come si suol dire. Una recente statistica ha evidenziato che le coppie che svolgono la stessa professione hanno più difficoltà nella vita quotidiana, però fondamentalmente vanno molto molto più d'accordo. Alessandra, cosa ne pensi? Secondo me è proprio così. Andiamo più d'accordo perché comunque in un lavoro che si svolge appunto in divisa con orari estremamente difficili, comunque se l'altra persona è nello stesso ambiente riesce a capire meglio le esigenze lavorative dell'altro. Spesso le persone che non fanno questo tipo di lavoro hanno proprio difficoltà a capire come viene svolta una vita su turni anche massacranti e quindi comunque stanchezze che si fanno presenti spesso dovuto magari al fatto che ti svegli la mattina troppo presto o che vai a dormire troppo tardi, una serie di cose che appunto condividendo lo stesso tipo di lavoro secondo me c'è più complicità, c'è più comprensione. Curiosità, avete quasi sempre gli stessi orari oppure differite magari nei turni di servizio piuttosto che nelle commissioni giornaliere? Non sempre, tante volte c'è chi inizia e quando quello inizia l'altro stacca e diventa anche molto complicato quei turni di lavoro così, anche perché tante volte lei finisce alle 2 e inizia alle 2. Quindi sono state settimane che non ci siamo visti per niente. Però. E per quanto riguarda le ferie, scusate, cioè, riuscite bene o male nel periodo estivo piuttosto che nel periodo natalizio, quello festivo, riuscite a coniugare le cose? Spesso sì, diciamo nel periodo estivo sì, le ferie invernali non sempre è fattibile. Però diciamo che per quell'estivo riescono a ci vengono abbastanza incontro l'azienda, dice di siete... collaborazione tra voi e l'azienda, diciamo insomma sì, l'azienda, l'amministrazione per la quale lavorate, giustamente. Un lavoro in divisa è un lavoro molto difficoltoso, molto rischioso. In famiglia come vedono questa vostra, tra virgolette, questo vostro percorso che ricordiamo è cominciato tanti tanti anni fa, quindi non sono due mesi che fate questo mestiere. Come la vivono? Soprattutto per me che sono una donna, che venivo da un lavoro completamente diverso, quindi ho fatto per 17 anni la contabile, quindi dietro una scrivania in un ufficio tutto un altro tipo di lavoro, la mia famiglia non l'ha preso assolutamente bene questo tipo di lavoro, visto che ho una divisa, visto che rischio tutti i giorni. Sicuramente passare da una contabilità a un lavoro in divisa sicuramente è una cosa completamente differente, che comporta delle difficoltà oggettive, ovvio, normale. Ovvio, per due genitori sapere comunque che è una figlia poi lontana dalla città di appartenenza, quindi io comunque sono anche lontana 1600 km da loro, sanno che svolgo questo tipo di lavoro però effettivamente non l'hanno mai visto che tipo di lavoro faccio. Quindi per me è così. Sì, per me diciamo che all'inizio anche loro l'avevano preso un attimino così, anche perché sai, sempre per una mamma il figlio in mezzo alla strada, immagino, di notte, di giorno, comunque sia, è rischioso. Adesso dopo 20 anni diciamo che non ci fanno più neanche caso. Parliamo della paura, di questo sentimento che aleggia costante in persone come voi che fanno comunque questo lavoro. La paura in certi casi ti aiuta a mantenerti equilibrato oppure ti spinge a dover osare di più, non lo so. Diciamo che la paura aiuta sempre. Secondo me l'elemento fondamentale è proprio la paura che ti porta magari ad essere più attento, a valutare di più tutto ciò che ti circonda, ad osservare di più quello che ti circonda.
Ma questo vi ha condizionato nella vita privata? Ipotizziamo, qua chiamasi di formazione professionale, sì, no? Uno è abituato sì. a fare determinate cose in ambito lavorativo, quando arriva a casa, tra virgolette, non stacca. Esattamente, a me capita spesso, infatti spesso lo dico anche con le persone, con amici, dico scusate ma è una deformazione professionale, perché sono abituata, magari esco la sera, mi guardo sempre intorno, io ho sempre gli occhi ovunque, osservo tutto, non mi sfugge niente. Ma questo non credi che ti penalizzi un po' nella tua vita privata? Sì, mi penalizza. Tu, ti pesa questa cosa? Sì, perché è come se fossi perennemente al lavoro, da questo punto di vista, sì. E i vostri amici se ne accorgono? Sì, sì. Se ne accorgono, sì. Questo è un po' penalizzante. Sì. Questo era un problema anche all'inizio, della nostra relazione, dove lei ancora aveva appena iniziato, io già ero già all'interno di tutto questo, quindi andavo a cena fuori, io guardavo sempre attorno, dicevo, ma mi devi guardare a me, devi guardare a me. E ho capito, poi vedrai che col tempo, infatti adesso... Adesso lei sta capendo. Insomma, quando tornate a casa vi parlate, vi confrontate, è proprio il caso di dirlo che a volte vi portate il lavoro a casa? Questo è il lato negativo della cosa, perché spesso ci troviamo a parlare del lavoro, soprattutto se si hanno dei piccoli problemi, purtroppo essendo una persona dello stesso ambiente lavorativo ne discuti, ne parli, quindi magari viene trascurato qualche problema nostro di tipo familiare, che possa essere il problema di un bambino o dell'altro, è perché al centro c'è il lavoro, è normale che o io o lui, nel momento in cui arrivo, la prima cosa che mi racconta è la vicissitudine che c'è stata nell'ambiente lavorativo. Quindi purtroppo questa è una cosa che a me dispiace, perché tante volte mi trovo proprio nelle condizioni di dover dire basta per oggi, è il nostro giorno di riposo, abbiamo finito, ora se ne parla lunedì, non stacchiamo, non parliamo più di lavoro. Perché è normale, così come quando ti fai una cena di lavoro con gli amici. L'esigenza di staccare un attimo sicuramente questo appaga. È quello, sì, l'esigenza proprio, io l'avverto, nell'ultimo periodo lo sto avvertendo veramente tanto, proprio bisogno di non sentir parlare di lavoro. Che tipo di nesso causale c'è tra il vostro lavoro, il vostro essere coppia e la crescita dei vostri figli? Come vivete questa cosa? Come li fate, tra virgolette, partecipi, o perlomeno come li coinvolgete, se li coinvolgete? Ma diciamo innanzitutto dovremmo ringraziare questo lavoro qua perché ci siamo conosciuti. Perché quindi noi ci siamo conosciuti nell'ambito lavorativo e quindi ringraziamo. Certo. E poi non è facile. I figli partecipi di questo tipo di lavoro? No, anzi abbiamo sempre cercato un po' di lasciarli al di fuori. Certamente vivono con noi le nostre varie esigenze, che siano di, quindi si devono adeguare ai nostri problemi, e si sono adeguati fin da quando erano piccoli, perché magari una madre che va a lavorare alle 6 del mattino, alle 5 è costretta a lasciare il bambino da solo, farlo andare a scuola con lo scuolabus da solo, tornare da solo. Difficoltà oggettive che una famiglia incontra, certo. Che però probabilmente proprio perché erano piccoli, per loro è la normalità, anzi per loro è quasi anormale sentire una mamma che sta a casa o che non lavora. Sì, adesso ormai hanno 13 anni, quindi... Sono abbastanza grandicelli. Sono molto grandicelli, ma comunque dall'esperienza che sono cresciuti così, quindi meno male riusciamo a... Facciamo qualche passo indietro. Diceva prima lui che vi siete conosciuti in ambito lavorativo, o quanto tempo fa, come si è evoluta la cosa? Come, tra virgolette, siete arrivati a unirvi come coppia, ovviamente? È stato un percorso lungo. È difficile. Soprattutto in un ambiente fatto prevalentemente, passami il termine, da uomini, giusto? Perché immagino che sì, siano... soprattutto quello. Lui veramente è stato il mio primo collega che ho conosciuto ai tempi che eravamo in un'altra azienda. Mi ha fatto affiancamento, quindi è stato una sorta di mentore, via. Quindi... Sì, non è che ci fosse questa grande affinità, no? Sì. Ma i grandi amori nascono poi sempre così, e un po' ci si sta. Non ci vedevamo neanche, perché comunque io facevo degli orari, lui ne faceva degli altri completamente differenti. Poi appunto lui già aveva l'esperienza, io stavo per iniziare.
Però abbiamo trovato sempre il modo comunque per Cercarci in sentirci, qualche modo. utilizzando anche i mezzi Sì, anche aziendali, radio attraverso devi. la radio, attraverso, comunque siamo stati sempre in contatto. Quindi fortunatamente questa è la cosa, proprio, se devo associare una cosa bella a questo tipo di lavoro, per quello che mi riguarda, comunque. Mi ha fatto trovare la persona che oggi ho a fianco, comunque mio marito. E poi per quello che mi riguarda da donna, io ho sempre preferito i lavori a contatto con l'uomo perché lo vedo un po' meno geloso, invidioso nei confronti della donna. Ho sempre avuto appunto lavori per la maggior parte con l'uomo. Questo è proprio per quello che mi riguarda. Io mi integro meglio in un ambiente maschile che in un ambiente E qui femminile. ovviamente subentra proprio una questione di intelligenza da parte sua nell'essere sufficientemente lungimirante e capire che comunque questo è un ambiente fatto prevalentemente da uomini, quindi bisogna avere la testa giusta per riuscire a capire che sei qua per lavorare. Quindi al di là magari di come si possono comportare gli altri, però questo ovviamente è un problema di natura Diciamo privata. che Non ti nascondo che all'inizio ho un po' di problemi è anche da quel stato lato lì, difficile perché per magari lui. tanti non sapevamo che stavamo insieme, quindi magari Ah, lo sentivi. avete tenuto nascosto? Sì, Sì, all'inizio sì. per ovvie ragioni professionali, Sì, ovviamente, sì. Sì, normale. abbiamo voluto evitare e infatti nel momento in cui hanno saputo che avevamo una relazione, hanno iniziato a farci una serie di I dispetti. primi Quindi dispetti. è iniziato da lì i primi dispetti, hanno fatto di tutto per non farci praticamente veramente incontrare più, dei turni impossibili. Lui faceva la notte, smontava e io montavo, cioè proprio Una vita coincidevano. d'inferno. Sì, veramente, non ci hanno reso la vita più, cioè non è stata una cosa che l'azienda ha preso in maniera positiva. Benevole. Dai, dici che bello, Sì. dai, sono messi insieme. No, proprio il contrario. Paradossalmente, in alcune amministrazioni dove comunque si lavora con la divisa, tendono a non a separare coloro che si mettono, si uniscono sentimentalmente. Guarda, Fabri, noi veramente non eravamo neanche nello stesso settore perché io ero in uno e lui era in un altro, quindi siamo colleghi, ma di fatto non abbiamo mai lavorato o fatto servizi Sì, insieme magari dici perché erano su due montavamo insieme. settori completamente differenti, quindi quanto potesse influire all'azienda il nostro avere una relazione, stare insieme fuori dalle ore lavorative. Ed è tutto influente alla fin fine, Sì, ed è giusto? tutto Sì. ininfluente perché, ripeto, io ho lavorato con dei colleghi che veramente marito, moglie o comunque compagno avevano una relazione nello stesso posto con gli stessi orari di lavoro. Io e lui questa possibilità non l'abbiamo mai avuta, noi abbiamo sempre fatto due lavori, lui è stato da una parte assegnato ad un servizio e io ad un altro, quindi, Vi hanno ma messo un po' i bastoni insieme. tra le ruote, giusto? Sì, In un certo inizialmente ci hanno senso. provato, probabilmente penso che in questi ambienti un po' quando arriva la donna, la ragazza che non conoscono, c'è un po' di, E come qui dire. volevo arrivare. In un ambiente, tra virgolette, prettamente maschile, quali tipo di difficoltà avete incontrato a livello caratteriale? Sto parlando di, passatemi il termine, di ignoranza, nel senso che a volte non tutti arrivano a capire che una donna comunque può svolgere le stesse identiche mansioni di un uomo, al di là della posizione sociale, piuttosto che. Questo penso che posso rispondere io perché io ne ho sentite tante. Comunque continua ad esserci la mentalità che la donna non ha la stessa forza, che non ha lo stesso carattere, che non ha Gli stessi tante gli attributi e stessi quant'altro. dell'uomo. Quando effettivamente ti posso assicurare che ho fatto servizi dove l'uomo che si è sentito uomo ha mandato avanti me, piuttosto che andare avanti lui, quindi non è Non ero proprio io, così. è uno Non scambio di ruoli, è uno ero scambio io. di ruoli. Beh, questo è carino, vedi, alla fin fine, insomma, laddove, chiedo scusa, laddove si millanta un po' troppa sicurezza, poi ovviamente vengono fuori questi piccoli Probabilmente io aneddoti che. sono una che parla tanto, quindi comunque non mi creo problemi ad affrontare le situazioni. Poi, ringraziando Dio, non sono mai stata in situazioni di grande pericolo. Però in situazioni in cui c'è stato da dover affrontare delle persone, sono stata io ad andare avanti. L'uomo si è messo dietro di me.
però. Quindi hai fatto un po' da leader, giusto? Sì. Adesso la vostra posizione è ampiamente consolidata, vi siete sposati, ormai siete coppia di fatto, come si suol dire, no? Che tipo di rapporto avete con i vostri colleghi? Che peraltro io ovviamente mi sono permesso di andare a curiosare sui vostri profili e ho acquisito un po' di informazioni, quindi bene o male tanti colleghi che vi hanno conosciuto anni fa sono ancora con voi adesso a distanza di anni, sto parlando di 10, magari 15 anni, no? Giusto? Per quanto riguarda tu che hai un'anzianità un po' più elevata, sì. Come si rapportano adesso? Come hanno preso questa vostra unione molto più consolidata? Ma diciamo che ormai è diventata una cosa talmente normale che non ci fanno neanche più non caso. Non ci fanno più neanche caso, ormai magari parlano con me come se stanno parlando con lei o comunque sia. Però, digli a tua moglie quello, digli a tuo marito adesso, quest'altro. Ma ci sono stati dei colleghi che prima di sapere che io stessi con lui o prima che effettivamente ci sposassimo e tutto quanto, mi frequentavano, avevano un certo rapporto con me, dopodiché sono spariti, cioè nessun contatto. Cioè, di ignoranze, quindi alla fine appunto, non tutti sono sufficientemente lungimiranti. Poi magari subentrano anche delle gelosie, no? Perché insomma non siamo tutti non uguali, questo per carità, grazie a Dio, non siamo tutti uguali. I figli. Questo grande capitolo importante, i figli. Come fate a volte a scindere il vostro rapporto personale come genitori da quello professionale? Comunque Giocoforza è rientrata a casa in divisa, Giocoforza partita da casa in divisa. E come fate un attimo a scindere queste cose? Ma diciamo che io ho notato questa differenza. Tante volte magari incontro genitori in giro quando sono in divisa, magari col bambino, ah, occhio, ti arrestano, ti fa... Noi purtroppo non abbiamo neanche questa scusa qui perché ormai sono cresciuti vedendoci in divisa, quindi non hanno neanche paura di quel lato e quindi... Chiedono, sono curiosi, si interfacciano con voi, vogliono sapere... No, mio figlio se lo vado a prendere a scuola in divisa è contentissimo, cioè proprio vedo che quando lo vado a prendere a scuola in divisa, che è rarissimo però... è capitato, lui ha proprio, è come se la esalta la situazione, vuole far vedere mia mamma, è mia mamma, lo deve dire a tutti per forza che la sua di voglio, mamma è una soddisfazione. Comunque in questi anni, in tanti anni, non è mai capitato che nelle classi di mio figlio ho sentito dire che aveva una mamma che faceva il tipo di lavoro che faccio io, quindi effettivamente sono poche le persone che svolgono, le donne che svolgono questo anche tipo di per lavoro. Per una questione di discrezione da parte vostra è sempre meglio non far sapere troppo che cosa fate, certo. In maniera sì, tale da poter anche. Anche tutelare la vostra posizione a livello mediatico, perché insomma anche, girate, anche. Siete conosciuti, tutti vi vedono, quindi bene o male insomma. E tu invece come vivi questa cosa, il rapporto con i tuoi figli nella fattispecie, come ti interfacci, cosa racconti a loro? E per quanto siano abbastanza grandicelli, quindi mi rendo conto che insomma ti sgamano il più delle volte, magari se vuoi omettere certe cose. Il problema è che forse proprio per il lavoro che facciamo abbiamo una marcia in più e vediamo delle cose più avanti di altre persone. Siete più scafati, no? Sì, difficilmente riescono sì. A prenderci indietro. E quindi indietro. Tante volte, ancora prima che già sgamato subito, no? Guarda che, ma come hai fatto a... ti preoccupare, io già so quello che dovevi fare. Allora rimangono un attimino ancora... Infatti spesso ci troviamo a dire, guarda che non facciamo le cassiere o le commesse, ricordati il lavoro che facciamo. Mamma, hai ragione, perché prima del ci provano come tutti i ragazzi, ci abbiamo normale, provato anche sì, noi ma e magari riuscivamo. Loro hanno proprio difficoltà, hanno proprio perché poi in due non hanno un genitore entrambe, quindi hanno veramente serie difficoltà a prenderci in giro. Di solito hai uno più forte e uno più debole, qua... È difficile. Parliamo di contrasti a livello professionale. Vi è mai capitato nel vostro lavoro di essere comunque in contrasto, di non pensare alla stessa maniera o perlomeno di discutere su una cosa? Sì, tante volte. Spesso. Tante volte. Sì, spesso. Sì. Spesso. Alla grande. Guarda, sì. Ti posso dire che le nostre più grosse litigate sono sempre state per colpa del lavoro. Noi non litighiamo mai, peraltro. Noi non litighiamo mai. L'unica volta che abbiamo litigato è per qualche contrasto lavorativo. Ma infatti l'ho detto in epigrafe, l'ho detto in premessa. Mariti e moglie che svolgono lo stesso lavoro hanno più problemi nella vita quotidiana, ma fondamentalmente vanno molto più d'accordo, quindi
E quindi problemi di natura professionale. E come risolvete a volte, o perlomeno se risolvete, o perlomeno se adesso delegate? C'è stato un momento in cui avevamo uno era al di sopra dell'altro a livello di a livello gerarchico e quindi in quel momento i contrasti erano più forti, che, perché comunque la confidenza è normale che quando devi prendere ordine da un estraneo è una cosa, prendere ordine da tuo marito, da tua moglie è un'altra cosa. Comunque, oltretutto i colleghi che approfittavano di questo, quindi magari spingevano, facevano gioco forza su di lei per dire chiamalo, diglielo a tuo marito che così, che così, che colà, e lei ovviamente chiamava e alla fine litigavano i due. In questo ambiente quanto conta l'amicizia, se conta? Perdonatemi. In questo ambiente l'amicizia non esiste, purtroppo l'abbiamo riscontrato a spese nostre, perché io poi sono meridionale, ho sempre creduto nell'amicizia, tutta una famiglia, tutta, non c'entra assolutamente nulla l'essere qui al nord. Un po' il mito, giusto, dell'amicizia, della complicità, della collaborazione. È un lavoro molto individualista. Sì. Quindi ci sono troppe gelosie, quindi magari se servi a qualcuno, qualcuno ha bisogno di te, allora si crea un'amicizia. Appena non hanno più bisogno di te, boh, finita l'amicizia, com'è? Non fosse mai così. Confermando che comunque non c'è una sorta di complicità di fondo, anche laddove comunque ci troviamo di fronte a una coppia consolidata, e che comunque sia, tutti sanno essere marito e moglie, quindi... Niente. Mi viene a pensare una canzone di Mia Martini del 1989, no? Dove lei cantava, sai, la gente è strana. Avesse vissuto fino adesso si sarebbe accorta che la gente è veramente, veramente strana. A livello lavorativo, raccontatemi qualche difficoltà oggettiva che avete incontrato durante la vostra carriera, che non vi ha permesso di esprimervi al meglio e che comunque gioco forza ha avuto delle ripercussioni in ambito personale. Piccole curiosità, cerco un attimo di farmi i fatti vostri. Problemi importanti che sul lavoro magari si sono ripercorsi nella vostra vita privata, che magari vi hanno impedito di vedervi come volevate o magari frequentarvi come volevate, anche prima di sposarvi. Ma prima di sposarci... No, prima di sposarci, più che altro forse prima ancora che andessimo a convivere lì, sì già lì fatti. C'erano molti, magari buttavano la voce in giro, che tu devi considerare i vostri sguardi hanno... uno scambio di informazioni continuo. No, lo sai perché? Perché inizialmente hanno proprio tentato di dividerci, effettivamente ci hanno diviso, perché comunque raccontavano, magari venivano a raccontare a me delle situazioni inerenti a lui che non erano mai esistite e viceversa, quindi a me venivano a dire delle cose, era ovvio. Sì, è proprio quello, quindi sicuramente ha influito, perché noi siamo stati diversi mesi senza più vederci e sentirci, proprio per questo motivo qua. Perché erano riusciti in qualche maniera a far sì. Adesso ovviamente è molto più difficile, stando assieme diciamo 24 ore su 24 non puoi dire ho visto, ho detto, ho fatto, perché... A posto. Li chiamiamo subito, ormai quindi ci sono state bene, consolidati, a posto così nessuno più vi tocca, tra virgolette, no? Ma anche le avversità, nessuno proprio vi può scalfire, giusto? Sì, giusto, a livello regolare. Sì, ma perché comunque poi il problema lavorativo si ferma lì, certo, dietro le porte di casa nostra. Sì, sì, distinguiamo comunque il professionale dal personale. Può darti fastidio, ma poi a livello... Vorrei chiudere... questa bellissima puntata con una frase del poeta Umberto Saba, che dice: il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice. Voi siete felici? Sì. E il vostro lavoro vi piace? Prima mi piaceva di più. Va bene, su questa risposta decisamente eloquente, anche se molto sussurrata, io mi avvio a conclusione. Abbiamo avuto in studio Francesco e Alessandra, per me è stato un grande piacere, vi saluto e naturalmente vi rimando alla prossima puntata. Da Fabrizio Carbone è tutto, buona giornata, ciao, alla prossima.